Grazie. Allora, anche questo video per quanto riguarda l'acconciatura sui capelli, questa è veramente velocissima, però insomma reputo sia carina, insomma, da portare magari in qualche occasione, oppure perché no, magari anche tutti i giorni. Quello che vi serve sono due elastici, per il resto basta. Quello che dobbiamo fare è, vabbè, portare tutti i capelli. Tolgo come al solito questo orecchino, che è d'intralcio. Insomma, magari diamo una pettinatina a tutti i capelli. Poi dopo, da questa ciocca, insomma, la dividiamo in... Adesso vengo un po' più avanti io, se no non vedete. Tanto non è che dovete guardare me, dovete guardare i capelli. E la dividiamo, insomma, in due ciocche più o meno uguali. Quindi quello che dobbiamo fare è legare la prima ciocca con un elastico, ma fare una coda normale. Una coda normale così. Adesso apriamo un attimino la nostra coda, cioè praticamente dobbiamo fare un buco e gli facciamo passare dentro la coda che era fuori, tiriamo. Quindi otteniamo, dov'è? Una cosa del genere, insomma, quindi una coda rovesciata, non so vedere se... Sì, così si vede. Adesso che cosa facciamo? Prendiamo, insomma, anche i capelli che erano sotto e li leghiamo con un elastico, insomma, possibilmente uguale, adesso non ce l'avevo, quindi ho preso questo. Un pochino sempre sopra il nostro elastico andiamo a fare sempre un altro buco e gli facciamo passare dentro anche l'altra coda, cioè coda, l'altro pezzo di capelli che era rimasto. La riapriamo un pochino qua. E quindi niente, questa è appunto una pettinatura laterale veramente semplicissima. Adesso prendo uno specchio per vedere se si vede tutta. Così più o meno. Quindi sono due code, insomma, una dentro l'altra. Credo, insomma, siano simpatiche, insomma, come avete visto, insomma, facilissime da riproporre. Quindi basta fare solamente una coda, poi dopo aprirla con i polpastrelli, passargli dentro, insomma, il pezzo di coda appunto rimanente, poi dopo unirle entrambe. Come vedete qui sembra una specie di fishtail, quindi è un'acconciatura che va comunque sul laterale, poi dopo, insomma, sotto qui rimangono i capelli lisci, insomma, normali. Quindi questa, diciamo, magari è un'acconciatura per capelli anche, perché questa parte qua, insomma, non serve. Quindi un'acconciatura anche per capelli medio lunghi, sicuramente non corti. Insomma, spero che questo brevissimo video vi sia piaciuto. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima acconciatura. Ciao!